bello quando la partita sembrava un po' indirizzata, forse sì. La propria non è stata in grado di gestire l'ultimo quarto. Sì, diciamo, direi così che sul più brutto non abbiamo subito gol, perché comunque il primo tempo abbiamo patito molto l'aspetto fisico. Dicevo a un collega di Piacenza che comunque noi giocavamo con sei giovani, non è facile comunque dal punto di vista proprio atletico, lasciavamo molti chili e centimetri. Il fatto di poter comunque avere l'opportunità di cambiare cinque giocatori può permettere all'allenatore di cambiare proprio strategia. Secondo tempo siamo partiti decisamente meglio. Direi che poi dopo il rammarico c'è, perché è stato un momento invece di gestire l'uomo in più con abbassando i ritmi, cercando un po' un fraseggio, una cosa che comunque devo dire probabilmente ci manca. È chiaro che c'è il rammarico quando prendi un gol che sei in 10, sei in uno in più, gli altri in 10, è evidente che c'è il rammarico, però facendo la fotografia della partita sicuramente il Piacenza sotto nel primo tempo avrebbe l'ha meritato. Alla fine di tutto, per noi fare un punto in trasferta anche in queste situazioni, dietro abbiamo dovuto, insomma, ha giocato Fietta, che ringrazio pubblicamente, in un ruolo che non ha mai fatto, quindi non è facile, quindi un po' di rammarico, ma comunque veniamo via con un punto per noi importante, direi in una partita che rispecchia molto quello che è la categoria, la battaglia, la lotta. Sì, ma infatti il secondo tempo, ripeto, siamo partiti decisamente meglio, abbiamo controllato bene la partita. Per assurdo abbiamo giocato meglio in parità numerica che in superiorità numerica. Adesso poi il gol voglio rivederlo, però era un momento in cui insomma ci chiedeva tre o quattro situazioni, aspettavamo il fallo, quelle situazioni, ripeto, un po' emotive, però che ci hanno fatto, secondo me, perdere un po' il controllo della situazione, nel senso di come si doveva giocare, però ci sono degli avversari, tra l'altro anche loro, devo dire che coi cambi hanno dei giocatori, dei cambi migliorativi, giocatori tecnici, rapidi, esplosivi, che quindi possono creare quelle situazioni, chiamiamole un po' effervescenti, un po' di confusione giusta, nel senso che gli hanno permesso poi di trovare. C'è anche a dire che i suoi cambi all'inizio ripresa avevano un po' cambiato tanto il senso della sì. Partita, rivitalizzando. Allora, diciamo, ma proprio poi essere, io penso, chiaro, rivitalizzato, abbiamo sostituito, insomma, una squadra più esperta, una squadra nettamente più fisica, perché i due attaccanti che sono entrati oggi hanno dimostrato la loro funzionalità. Voglio dire, la domenica prima gli altri due hanno fatto una partita magnifica e abbiamo vinto contro la Juventus, quindi oggi era una partita che richiedeva quei due tipi di attaccanti, e in effetti il secondo tempo ha dimostrato quello, quindi portiamoci a casa un punto importante, una partita che quando abbiamo sofferto non siamo capitolati, è una qualità che la mia squadra ha. Poi chiaro che resta il rammarico, perché comunque in superiorità numerica, nonostante tutto quello che sia successo prima, a quel punto lì è chiaro che ci speravi.